Salve cari amiche ed amici, io sono il vostro Sant'Enchan e questa mattina vi ho fatto un video parlando del referendum greco varato da Tsipras, che ha vinto il no e poi si è fatto tutt'altra cosa. Ma adesso vi voglio dire di un altro argomento. Infatti adesso tratteremo niente di meno che di Windows 7. Il sistema operativo della Microsoft è di un suo grave difetto. Le attualizzazioni. Quindi 3, 2, 1, partono le attualizzazioni. O meglio, il problema è che non partono mai. Mi spiego. 2 giorni fa o un giorno fa. Credo che ieri accendo il computer la mattina, faccio un video, intento farlo, vabbè, lo carico, mi sembra che l'ho caricato, poi chiudo il computer all'una o a mezzogiorno, lo vado ad accendere. Il fatto è che io non me ne ero accorto che occultamente Windows 7 si stava attualizzando. Allora che è successo? Che non parte, non parte, non parte. Basta guardare l'immagine. E diceva 6 su 7 attualizzazioni completate, ti dice una percentuale che non corrisponde mai a quello che si sta caricando. Allora io molte volte spengo prima il monitor e poi il computer. Di solito lo faccio via software, però quella volta ho chiuso ieri mattina col tasto il computer, perché non l'avessi fatto. Quando lo vado a riaccendere non riesce a partire. Ma poi un'altra cosa, che non ho potuto recuperare il sistema, l'avvio, e ho dovuto, per fortuna sono riuscito a reinstallarlo a fabbrica, però poi ho dovuto ricollocare da old window tutti gli archivi nella nuova reinstallazione di window, e mi ha portato via tutto un giorno risistemare tutte le applicazioni, tutti i programmi. È stato molto brutto. Allora, vai a accendere Windows 7 e si attualizza. Lo vai a spegnere e si devono installare le attualizzazioni. Quindi dicevo, non ti si spegne mai perché attualizzando il 20%, il 30% non arriva mai al 100%, oppure ti dice 3 su 5, 8 su 16. Lo vai a spegnere e non ti si spegne mai. E poi magari quando si sta attualizzando Windows Update si blocca e molte volte si piantona il sistema perché non ti funziona nulla, l'esploratore, i programmi. È una rogna, è uno dei difetti peggiori di Windows.
E quindi vi ho voluto commentare questo fatto e farvi vedere le immagini dell'attualizzazione del sistema, che è un orrore. Lo vai a accendere, ti dice no, e non ti dicono i minuti che ci mette a attualizzarsi. Beh, arrivederci, questo è stato un altro informativo. Alla prossima.